Ciao a tutti ragazzi, sono di nuovo io Jacopo e questa è una nuova battaglia terrestre su Shogun 2 Liscio. Questo vi preannuncio già che è un rush, ma è una partita molto particolare, soprattutto per la composizione dell'esercito del mio avversario. Non vi anticipo nulla e vediamo la fase di schieramento, così vi descrivo con che cosa ci siamo dati battaglia. Eccoci qui. Dunque, allora, ecco il mio esercito da rush tipo. Abbiamo 4 ausiliari con Naginata come carne da cannone, poi 4 samurai con katana, 2 monaci guerrieri con Naginata, 2 samurai con Nodachi e come sempre il mio generale sparacchiante. Il mio avversario gioca invece, e ovviamente la cavalleria imboscata, quasi mi dimenticavo, cavalleria di fuoco e due grandi guardie a pate in attacco corpo a corpo. Il mio avversario invece gioca 1, 2, 3, 4 monaci corrieri con Naginata, la classica build che punta sull'urlo per innescare la fuga delle Ci unità sono nemiche unità e vincere nascoste, così mio signore. agevolmente. Vogliono tenderci Il un'imboscata. generale votato al corpo a corpo, due ausiliari con Naginata, Itani Kashima di Tokitaka, l'eroe con Yari, Samurai Daikyu e eccoli qua. I guerrieri Ombra di Hanzo, che quando li ho visti ho detto: really? Però se uno non se ne occupa efficacemente, in mani esperte questi guerrieri possono diventare veramente una spina nel fianco, quindi intanto li saluto con le frecce del mio generale. Ecco qui il primo errore del mio avversario che incautamente mi lascia completamente il fianco scoperto, anzi lascia completamente il fianco scoperto ai suoi moschettieri, Itani Kashima, che farò appena in tempo a pizzicare con i miei ausiliari. Ed ecco che si innesca il rush. Lascio la cavalleria in disparte e vediamo che si spacca praticamente la situazione in tre tronconi. I monaci guerrieri, che I insieme agli nostri ausiliari uomini sono stanno andati scappando dal campo rapidamente a di battaglia. impedire i guerrieri È uno Ombra di spettacolo Hanzo affinché non vergognoso. lanciassero le loro bombe micidiali. Questa parte centrale, guardate qui, il mio avversario è stato abbastanza accorto, perché ha visto questo spazio vuoto e giustamente ci si è infilato con l'avatar per innescare la rotta delle mie unità. Fortuna che qui, ecco, un'unità di katane è rimasta integra. Ha distanziato Itani Kashima, rimane La indietro nostra intera curiosamente con unità è questa unità di morta, mio monaci signore. e l'eroe con gli ari a inseguire la mia cavalleria, che nel frattempo era a spasso. Indebolisce questo lato del suo schieramento e quindi io prendo il sopravvento e posso andare a sopraggiungere al centro dove la situazione era critica dopo che mi ero beccato appunto la carica alle spalle del suo generale. Che dire, adesso qui la situazione rimane abbastanza statica, i suoi Itani Kashima da qui fortunatamente non mietono grandissime vittime perché ci sono i suoi che fanno da schermo. Il mio generale nel frattempo bersaglia il suo che disimpegna il fulcro della battaglia e mi insegue. Io prendo la distanza così posso bersagliarlo in sicurezza con i miei arcieri a cavallo, poi mi fermo e mi basta un'ultima salva di frecce e riesco a annientargli completamente l'unità del generale. E sebbene da queste parti le cose non I vadano nostri per il uomini meglio, stanno posso scappando dal comunque campo di battaglia. contare È sul uno malus della morte spettacolo del generale. vergognoso. Vedete qui infatti ha innescato l'urlo di massa e le mie unità sono andate più o meno tutte in fuga, ho perso praticamente il centro. Nel frattempo è intervenuta la mia cavalleria che ha lasciato le unità di Itani Kashima di Tokitaka a 1, che nonostante tutto non se ne vuole andare, anche i guerrieri di Ombra di Hanzo ne è rimasto 1, ma tiene il terreno una cosa pazzesca. Disimpegno una grande guardia per andare ad approcciare i Daikyu e poi la faccio seguire anche dalle altre due. Rimangono quindi gli eroi Koyari da soli. E nel frattempo qui vedete le mie unità hanno ripreso morale avvicinandosi
al mio possente generale e quindi posso suonare una controcarica addosso alle ultime due unità di Morashi guerrieri del mio avversario. I Daikyu sono stati presi in pieno dalla cavalleria, il mio avversario si è scazzato, come avete avuto modo di vedere, e ha quittato. E niente, quindi che dire, un rush denso, molto concitato, convulso direi. Magari si era un po' innervosito perché in effetti io sono il primo a dire che il rush non è che sia una forma elegantissima di darsi battaglia a Shogun, ma diciamo che in fase di selezione delle truppe ero rimasto intimorito dal livello del mio avversario che era piuttosto alto, credo fosse almeno un prestigio argento. E questa volta infatti quindi la cattiveria del rush unita a alcune scelte tattiche e scelte delle unità discutibili del mio avversario mi hanno portato a questa vittoria a caro prezzo. E quindi anche per questa volta è tutto, io vi saluto e come sempre a risentirci al prossimo video. Ciao a tutti!